Criminalità organizzata, corruzione e autoriciclaggio di denaro. È questo il convegno che si è svolto giovedì 8 maggio presso l'aula polifunzionale del 10° Battaglione Carabinieri Campania a Napoli. I delitti contro la pubblica amministrazione presentano notevoli aspetti problematici. Sono questioni insolute che investono il rapporto tra l'esercizio dell'attività amministrativa ed il controllo giurisdizionale della stessa. Quando il sociologo e criminologo americano Edwin Sutherland, parlando a Filadelfia sotto il Natale 1939, definì per la prima volta il white collar crime, cioè il crimine del colletto bianco, destò grande sorpresa. Come in parte anche accennato il mio amico Raffaele Piccirillo sui pregiudizi di classe rispetto all'illecito penale, già allora era consolidato un modello analitico e ideale per cui il crimine germoglia dalla povertà, nell'emarginazione, nella devianza morfologica e sociale. Quanto la normativa sia uno strumento elastico per le battaglie di contrasto del fenomeno corruttivo e quanto invece essa diventi un ostacolo nel raggiungimento dell'obiettivo è uno dei temi affrontati da Luigi Giordano, GIP di Napoli. Aumenta dunque la percezione della corruzione, diminuisce drasticamente invece il numero di condanne e il numero di denunce. Questi sono dati ufficiali invece, questi sono proprio dati del Ministero. Risalgono a qualche anno fa, c'è una riduzione notevole sia del numero di condanne che del numero di denunce. La lentezza con cui appunto delle ordinanze, magari piene di fatica e di velocità per raggiungere un obiettivo, poi non si sa perché non si evolvano in sentenze, quale che sia il segno della condanna, del segno della sentenza naturalmente di condanna o di assoluzione. Le condotte criminali divengono sempre più sottili ed insidiose, anche in virtù del fatto che non sempre sono messe in atto, contrariamente a quanto si crede, da persone di basso rango, come fa notare Gioacchino Onorati, editore di Aracne Editrice, che ha organizzato l'evento. In molte parti d'Italia, in particolare nella Calabria, si fa ancora fatica ad ammettere che ci sia un'area grigia dell''ndrangheta. Cioè, ci sono ancora molte persone che pensano che i delitti vengano consumati soltanto da persone di basso rango. In realtà invece non è così. E purtroppo ci sono anche due livelli di processo. Ne parlavamo insieme poco fa con Luigi Giordano, credo che sia proprio così, per cui ci sono alcuni processi che hanno degli andamenti che sono diversi, che sono più lenti e che portano inevitabilmente alla prescrizione, quindi sono molto più difficili da combattere, sono molto, molto più pervasivi e ledono veramente il nostro Stato. Come contrastare il fenomeno di tendenziale omertà che avvolge la criminalità organizzata e come giungere ad una soluzione efficace lo spiega Henry John Woodcock, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Perché in realtà poi la corruzione non è altro che un contratto, un patto illecito che assai difficilmente potrebbe essere disvelato o dall'acquisizione o dall'esame di una carta, almeno che uno non voglia pensare al caso di scuola, non siamo là, del demente appunto che pensa bene di stipulare un contratto di corruzione che viene scritto, né ovviamente è immaginabile di affidare la prova, l'accertamento della corruzione alla sola prova dichiarativa. È impensabile che un corruttore ammetta di aver corrotto e che un corrotto ammetta di essere stato corrotto. Questa è la ragione per la quale, anche concentrando su me stesso e sulla nostra attività, una serie di critiche, probabilmente spesso giuste e qualche volta meno giuste, ho sempre pensato che l'utilizzo dello strumento, del mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni telefoniche ambientali fosse in realtà uno dei pochi strumenti, forse il solo strumento con il quale combattere. L'autoriciclaggio consente, come qualche illustre studioso magistrato ha detto, di acchiappare la metà degli evasori fiscali. A parte che questo lo dovremmo vedere. Ma insomma è il reinvestimento o l'investimento da parte di colui che si è procurato il denaro commettendo un altro delitto, che egli stesso fa in attività economico-finanziarie o imprenditoriali. Qui si scrive
si applica la pena dell'elusione nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisce o trasferisce denaro per finalità imprenditoriali o finanziarie. L'evento, che ha avuto luogo in una location di eccezionalità, ha visto la partecipazione di rappresentanti di spicco delle più alte cariche pubbliche, tra cui il colonnello Massimo Cagnazzo, comandante della caserma ospitante. Massimo Cagnazzo, perché aprire le porte di una caserma non è così facile. Queste credo che siano le risposte più importanti che si possano dare, cioè è avvicinare le forze dell'ordine, avvicinare la magistratura al territorio, avvicinarle fattivamente, cioè farle parte. Noi non siamo un battaglione che è schierato contro, ecco, mi metto ancora nel noi, perché giustamente, come ricordava il colonnello Cagnazzo, chi ha portato questa divisa, sia pure per pochi giorni, credo che poi continui a indossarla sempre, perché gli alamari sono qualcosa che resta cucita sulla pelle, non sta sulla camicia. Ecco, questo è un segnale straordinario, bellissimo, cioè di apertura, di aprire le porte, perché questo ambiente così, devo dire, così tranquillo, così bello, in contrasto completamente con quello che sta fuori, secondo me può donare molta ricchezza. Oggi in questa caserma, che vuole essere un presidio di legalità da sempre, ma oggi è diventato un centro studi di formazione del riciclaggio, perché stasera abbiamo ascoltato non solo dalle autorevoli voci di personaggi più o meno noti, l'ultimo sicuramente più noto degli altri per i media, ma abbiamo avuto la fortuna, il piacere, la provvidenza ci ha baciato proprio in fronte, sarà stata la Madonna di Pompei che oggi abbiamo venerato per la supplica, o l'anima del nostro compianto procuratore generale di Napoli che abbiamo perso questa notte, il giudice Martuscelli, che praticamente ci ha fatto ascoltare da voci giovani, da giurisprudenza viva.
illustri studiosi, persino io, e con un'ipotesi che era però diversa. E su questa norma bisogna stare molto attenti. Qualche giorno fa, se non ricordo male, Pignatone alla conclusione di una grossa indagine disse che la quantità di soldi che erano riusciti a sequestrare equivaleva appunto a una somma così grande che poteva passare quasi a una piccola finanziaria. E a proposito di Pignatone mi piace riprendere anche quello che è stato detto a proposito dei colletti bianchi, dell'area grigia. E allora qual è la risposta a questi comportamenti così gravi ai quali difficilmente si riesce a porre rimedio in via giudiziaria? Sono processi destinati ad andare poco lontano.
dei colletti bianchi. È in qualche modo appassionante, perché insomma io penso esattamente il contrario di quello che spesso, sovente, nell'immaginario collettivo, nell'immaginario della prassi giudiziaria, spesso accade rispetto ai reati contro la pubblica amministrazione. Penso cioè che nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione la soglia di esigibilità, ecco, se così si può dire, del rispetto del precetto debba essere più alta. Voglio dire cioè che io sono un neofita della criminalità organizzata e tra le tante fortune della mia vita ho avuto anche quella di essere affidato alle cure della collega Parascandolo, che insomma è diciamo la mia nuova affidataria, ma insomma mi occupo da poco tempo di criminalità organizzata, mi sono occupato molto più a lungo e da molto più tempo di altre cose. Il tratto deve essere ugualmente rigoroso per tutti, ma che deve essere più rigoroso il giudizio nei confronti di chi ha avuto la possibilità, gli attrezzi culturali, educativi, per poter rispettare, per poter comprendere il disvalore di un precetto e della relativa sanzione, rispetto a chi invece questa possibilità non l'ha avuta, fermo restando che ovviamente, questo lo dico in maniera non populistica, ma insomma è ovvio che i precetti li devono rispettare tutti. La corruzione, vado proprio velocemente appunto, tentando così di dire qualcosa su tutti gli argomenti che sono stati sfiorati. Questa legge cosiddetta anticorruzione, ma forse pro concussione, come qualcuno ha scritto, è una legge che, come diceva Luigi Giordano, è sicuramente una legge più preziosa, diciamo così, nella parte peraltro molto più lunga, molto più diffusa, che riguarda il settore amministrativo rispetto a questo dimenticato in questo paese, cioè quello della incompatibilità nella pubblica amministrazione, che è insomma, un argomento quasi. Questa legge ha delle cose buone, delle cose meno buone, tante sono state dette, sicuramente appunto ha il pregio di aumentare qualche limite di taglio, il che diciamo, mentre per l'uomo della strada ha un grande effetto, insomma, un grande effetto dimostrativo, in realtà non ha nessun valore in concreto, in pratica, se non quello di aumentare il termine di prescrizione, perché diciamo, chi fa cresce. E io ho due risposte, poi ciascuno di voi, spero che poi ci sarà un minuto di dibattito, offrirà la sua soluzione. La prima è quella che per la verità hanno detto tutti i relatori che mi hanno preceduto, che sono tutti bene o male operatori del diritto. I processi non si fanno, cioè è inutile fare la legge appunto anticorruzione. Se noi andiamo a prendere la statistica dell'ufficio esecuzione del Tribunale della Procura o della Procura Generale di Napoli, verificheremo, ahimè, diciamo, che le sentenze passate in giudicato nel 2011 in cosa giudicata, cioè sono diventate esecutive, credo diciamo, che si contino diciamo, sulle dita di una mano, ma sulle dita della mano di Gianni Schicchi, cioè sulla dita di una mano di un Moncherino, perché purtroppo posso dire, diciamo, per averlo io stesso verificato, che nel 2011 ne è passata in giudicato una sentenza. E quindi i processi non si fanno, diceva molto bene la collega Parascandolo, nei reati contro la pubblica e fai la rogatoria internazionale, fai gli accertamenti bancari e fai la consulenza tecnica e quindi si arriva al dibattimento dopo 2 o 3 anni. Il reato si prescrive in 7 anni e mezzo con il vecchio regime, parlo della corruzione del vecchio regime.
riferirsi anche un pochino al loro libero convincimento, quindi anche quando non trovano una norma ben precisa comunque possono in qualche modo fare il loro lavoro, ma certamente della legge sull'autoriciclaggio, che a quanto pare, lo diceva Ranieri Razzanti, che è un grandissimo esperto vero, di questi argomenti, che appunto a quanto pare la legge che sta per essere emanata è già al momento fa acqua da tutte le parti. Ecco, e allora aspettiamo domani. E allora qual è la risposta? La risposta molto spesso sono le associazioni, cioè sono le organizzazioni dei cittadini che si danno da fare, che contrastano in prima persona questi fenomeni gravissimi. Noi questa sera, anche grazie, anzi no, soprattutto grazie al colonnello comandante Massimo Cagnazzo, abbiamo avuto l'opportunità di invitare in questo battaglione l'associazione Resistenza Anticamorra. Io non so se c'è qualcuno di questa associazione, il centro territoriale Il Mammut, Cridas, l'associazione Celus, il centro educativo Luigi Scrosoppi di Sor Edoarda, il comitato Vele di Scampia, ecco il comitato Vele di Scampia, c'è, Socialmente Pericolosi. Posso giustificare gli altri impegnati in altra manifestazione alle Vele? E infatti sì. Ecco, questa apertura credo che sia la risposta più grande a Massimo Cagnazzo, perché aprire credo di aver chiuso così, grazie di cuore. Spero che ci siano delle domande. Volevo chiedere se c'era qualche domanda. Se c'è stato il docente, ma innanzitutto carabiniere, e quindi mi associo sicuramente a tutti i grazie che ho sentito, e penso che stasera il grazie più grande lo dobbiamo non solo al comandante, che da pochi giorni è diventato colonnello pieno, quindi un dirigente dello Stato, a cui va il plauso non solo mio ma di tutta l'Associazione Nazionale Carabinieri della provincia di Napoli, che è il mio onore di rappresentare, ma il grazie va a voi che ci avete dato in maniera sintetica, e quindi complimenti anche alla moderatrice, una lezione completa, una piccola summa del diritto sull'antiriciclaggio. Io ricordo nell'89 avevo da poco lasciato l'Arma dei Carabinieri come tenente, andai via per motivi di salute, e fui assunto dal Banco di Napoli International a Lussemburgo come capo ufficio. La prima cosa che mi fece fare l'amministratore delegato è andare a frequentare alla Camera di Commercio di Lussemburgo un corso sul Blaschima d'Argià o Money Laundering o antiriciclaggio.
come l'antiriciclaggio non è un problema nostro che applichiamo il diritto, chi da avvocato, chi da pubblico ministero, chi da giudice, ma manda e vengono comunque. In tutto quello che si è detto, in particolare nella tecnica esposizione del dottor Giordano, quando parlava di spacchettamento del reato di concussione, c'è quella fase dell'induzione che meriterebbe forse un convegno a parte. Qui il dottor Onorati ci può forse venire incontro con il comandante Cagnazzo, come un ignoto ascoltatore, il generale Cagnazzo, padre del nostro colonnello Cagnazzo.